con Maria, carissimi fratelli e sorelle. Vorrei con voi introdurmi questa sera, cominciando dal quanto il nostro carissimo Matteo, al capitolo 2, versetto 13-18, mette in evidenza quello che Giuseppe deve fare, perché come abbiamo già iniziato e continuiamo a dire, San Giuseppe ci farà compagnia durante il corso di tutto questo anno. Essi erano appena partiti. Quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre e nella notte fuggì in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: Dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Erode, accortosi che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò ad uccidere tutti i bambini di Betlemme del suo territorio dai 2 anni in giù, corrispondente al tempo su cui era stato informato dai magi. Allora si adempì quel che era stato detto per mezzo del profeta Geremia. Un grido è stato udito in Rama, un pianto, un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Carissimi fratelli e sorelle, questo è un grido quanto mai opportuno in queste nostre ore. Ecco, di cosa questa sera vogliamo parlare? Vogliamo parlare soprattutto della santità. Abbiamo sentito che oggi stiamo sperimentando e facendo questo incontro di preghiera, grazie al cuore della Madonna, al forum che ci offre la possibilità di allargare, di creare in questa realtà nostra di preghiera anche un orizzonte verso la catechesi, la pratica, la fiducia, eccetera, verso il Signore. Allora, questa sera parleremo della santità. Santità è l'offerta di se stessi a Dio. Abbiamo sentito che questi poveri bambini sono stati uccisi da Erode sotto i 2 anni, perché così gli avevano detto i re magi, nella loro semplicità, hanno tentato di allontanare la possibilità della morte del bambino Gesù, datando un po' quest'età, ma era evidente che non sarebbe scappato questa mattanza se non fossero scappati via lontani. Quello che accade oggi, purtroppo, cari amici, è proprio questo, cioè tutti saremo soggetti ad una mattanza. Ma mattanza o no? Il segno è questo, come ci dice la prima lettera di Pietro: come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri di un tempo, quando eravate nell'ignoranza, ma come il santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: sarete santi, poiché io sono santo. Ecco, cari amici, questa sera io mi voglio introdurre con questa realtà. La parola santo spesso non indica una persona dotata, no, di speciali virtù, non comuni a tutte le altre creature, almeno così appare. Per non parlare poi del cammino di santità, no? Che suscita un po' compiere, non un'ascesi profonda verso Dio, un impegno spirituale particolare, e ci appare come qualche cosa di elevato, qualche cosa che cui noi non possiamo quasi tendere. Ma se guardiamo la vita dei santi, cari amici, vediamo che è gente tranquilla, semplice, che non ha fatto spesso cose straordinarie, ma che nelle cose di ogni giorno, la cosiddetta ordinarietà. Bene, queste persone si sono distinte perché hanno voluto servire Dio, amare Dio, essere fedeli a Dio e alla dottrina. Ci dice Gesù nella Sapienza rivelata il 21 maggio 94, apparendo a Manduria:
richiamo alla santità, una santità che si esprime solo ed esclusivamente nell'atto d'amore intimo del cuore che si stabilisce tra voi e me. Quindi la santità, cari amici, e di quelli che giustamente passano dalla disobbedienza del peccato all'obbedienza dell'amore. Questi bambini che muoiono non sanno neppure di morire per la causa di Gesù bambino, però in qualche modo entrano nella storia e fanno specie perché con la loro vita e la evidenza del sacrificio della loro vita stessa piccola, di infanti, un po' ci ricordano tutti gli erodi di tutti i tempi. Allora, cari amici, l'innocenza, gli innocenti, la santità. Quella santità che cosa è? È un arrendersi a Dio, perché se questo nostro arrendersi cede il passo a Dio, Dio pone la sua vita dentro di noi. Ci dice la Madonna il 23 febbraio nel 94, siamo a pochissimi mesi dall'inizio delle apparizioni. Mio figlio Gesù mi manda per aprire i vostri cuori affinché egli possa entrare e plasmare tutti gli animi secondo la sua santità. Egli vuole l'amore e la carità, solo così potrete accostarvi alla vera vita. Cari amici, riflettiamo. Quando inizia il cammino di santità? Cioè, quando abbiamo la cosiddetta genesi della santità nella nostra esperienza di vita? Allora, possiamo cominciare a dire che l'anima inizia il cammino, no, verso la santità, mano a mano che già con il battesimo ne è introdotta, poi piano piano, piano piano, quando comincia a maturare fuori dai sacramenti, sacramentali, perché spesso la vita ci fa anche perdere, no? Il senso di Dio, cominciamo a uscire da questa cosiddetta schiavitù, no? Di quello che il mondo ci propina, che per un attimo può sembrare libertà vera. Quindi, come dire, uno spartiacque, una porta entro cui, no? Noi superiamo quello che eravamo ed entriamo in un altro essere, vivere un'altra realtà. E dice la Madonna il 23 aprile 95, ancora un anno dopo il 94, siamo un anno e mezzo dall'apparizione, siate più buoni ed affidatevi con totale abbandono al Signore, scegliete il suo insegnamento e perseguite le sue vie, non le vostre. Questo vuol dire, amici, che Dio è accessibile a noi e la santità è possibile. Quindi, uomini e donne di oggi, non abbiate paura di salvare le vostre vite a fronte di perderla rispetto all'esistenza umana. Cioè, se noi guardiamo le nostre debolezze e se guardassimo al peso che ne hanno noi i nostri peccati, guardiamo quei grandi santi, no? La Maddalena stessa, tutti quelli che compaiono, no? Nella visione del Vangelo, cosa noi vediamo? Che queste persone sono ferite come siamo feriti noi, hanno avuto dei traumi, hanno avuto delle situazioni difficili, hanno vi avuto vite complesse, però non hanno permesso che la cultura contemporanea facesse perdere di mira il contatto con Gesù, la santità, perché quando tu incontri Gesù, che è Dio, allora in quel momento tu hai un nuovo apprendimento, tu cominci ad entrare nella cosiddetta dottrina dell'amore, la conoscenza, e quindi lì diventi impavido, non hai più paura. E di fronte alle sfide della vita e delle cose di questo mondo, tu hai ancora desiderio di entrare a capire e come realizzare quest'arte che Gesù mette in te, perché quando Gesù entra in noi, cari amici, così, tutte le volte Gesù ricostruisce attraverso ciascuno di noi una società che ci porta e ci porterà al futuro regno sociale di Cristo, che sarà un regno non scevro di povertà, come dire, spirituale e materiale, ma anzi, non è che scompariranno queste cose qui umane, ma
capiranno che non sarà difficile essere tatuati dall'amore di Dio, essere e ricevere questo imprinting che appare difficilissimo da seguire. Anzi, sarà tutto quello che il mondo opporrà alla fede, ciascuno di noi, un trampolino necessario addirittura. E quindi ci dice Gesù il 27 aprile 2006, i miei santi sono stati pazienti e umilissimi nel bussare e nell'aspettare, e quando sentivano di non ottenere, proseguivano con l'offerta di se stesso in favore degli altri. L'offerta di se stessi. Questi santi innocenti, che sono ancora bambini, non sanno con la loro vita, con la loro morte, il loro passaggio, donano involontariamente, gratuitamente, questa partecipazione al progetto che sarà di riparazione di Gesù. Perché se Gesù viene nel mondo, viene per ricostruire l'arco della pace spezzato. Ci dice Gesù il 10 luglio 2001, io sono il pastore buono perché mi offro continuamente per le mie pecorelle. Nella crisi mondiale che stiamo vivendo, no, cari amici, che lo sappiamo, in maniera decisiva su questo piano spirituale, l'offerta di noi stessi è uno dei mezzi con cui la Madonna indica per fare nuove tutte le cose, cioè per espiare le colpe degli altri. Vedremo poi dopo anche le colpe stesse della Chiesa, che è caratterizzata da noi che siamo peccatori. Quindi, presa coscienza del danno, poi, cari amici, inutile starci a parlare, il nostro forum serve proprio per questo. Occorre poi giustamente mettere le mani all'aratro, riparare. Per farlo, per risanare, dobbiamo essere degli operai volenterosi che si offrono. Perché tutto quello che è andato in rovina non sia più in rovina, ma che sia edificato, ricostruito. Questi operai, la Madonna li chiama anime ostie riparatrici, perché insieme a Gesù, da quel tempo, insieme agli innocenti santi, ed oggi alle vittime immolate, e fino a quelle che andranno all'ultimo giorno della vita, dell'esperienza umana, della Chiesa tutta, a dare il loro contributo non solo con la vita, ma con la salvezza, procedere verso con la salvezza delle anime. Ci dice la Madonna il 24 maggio 98, con l'immolazione dei santi credenti, l'altare dell'agnello sarà purificato dalle lordure e dalle profanazioni offerte, cioè dati in dispregio, no? Al buon Dio. Per questo sono venuta tante volte a Manduria per parlarvi di offerta all'amore, perché l'amore dell'Eterno è stato ingiustamente offeso e ne è derivata la somma giustizia, che ha il compito di sottomettere il male. Poi riprende ancora Gesù nel luglio 93, pochi mesi proprio dopo i primi giorni dell'apparizione a Manduria, dice: i miei veri figli, coloro che con grande fedeltà non hanno voluto aderire all'equivoco e alla depravazione, saranno chiamati santi dell'Altissimo, poiché la santità si consegue divenendo come, cari amici, ci dice Gesù in questo primo luglio 93, integri nella condotta, fedeli nell'adempimento della missione, obbedienti alle parole del Signore, ultimi per essere i primi nel servizio, ultimi per essere i primi nel servizio. Per concludere, vogliamo dire con Sant'Agostino che la radice del disorientamento attuale non sta tanto nella forza dell'errore, quanto nella debolezza di quelli che dovrebbero testimoniare la verità. Allora, carissimi amici, un momento così complicato come quello che stiamo vivendo queste ore è proprio il documento che Papa Francesco ha voluto firmare. Io nel Zoom precedente, che è stato prima del 23, giustamente, di dicembre, avevo soltanto avuto il tempo, tornando da uno dei miei viaggi, di leggere quella che era stata, diciamo, la benedizione velocissima data dalla Sala Stampa Vaticana, ma non avevo letto, per ovvio tempo, tutto quello che era stato giustamente la cosiddetta lettera per spiegare,
tra virgolette, vorrei dire, arrampicandosi anche molto sugli specchi, di questa benedizione in quanto tale data alle coppie non regolari e ancor peggio alle coppie di fatto. Allora io mi dissocio totalmente da quel documento e dichiaro la mia fede al Papa, alla Chiesa, ma evidentemente, cari amici, dobbiamo anche comprendere, come dire, tutto quello che ci viene, così come viene, prenderlo senza fede. Allora, per quanto riguarda tutti quelli che lo hanno letto, essendo i piccoli, gli ultimi della Chiesa, come lo sono io, sicuramente voi sapete che ho sempre cercato di dire quello che è nella realtà delle cose. Il documento che poi porta la firma di Papa Francesco, non lo so quanto è storto, quanto sia di propria intenzione di Papa Francesco, certo che purtroppo portato avanti da uno di quei personaggi che già è arcobaleno di suo, non meraviglia nell'esposizione, anche devo dire molto pittoresca, perché nel momento in cui si ribadisce che il matrimonio resta tale, quindi appartiene ad uomo e donna, e i sacramentali altrettanto lo sono, ma se la benedizione rientra nelle forme sacramentali e vogliamo prendere le distanze dal dire che benediciamo le coppie, allora se noi diciamo che benediciamo le persone con l'orientamento diverso da quello naturale, è un fatto. Se noi però diciamo che si benedice la coppia in quanto tale, quindi scevro da ogni immaginazione, è normale dover immaginare che chi vive in uno status quo è chiaro che mette in essere, pone in essere quel tipo di peccato che è il connubio. Il connubio, in questo caso, parlando dei gay, scusate di dire gay, ma per specificare la situazione, senza offesa per nessuno, c'è cioè di orientamento diverso. Siamo quasi, anche se questo documento cerca affannosamente di dire che non è così, però di fatto lo pone in essere. Dunque, cari amici, da questo momento la situazione cambia, perché se io benedico te come qualsiasi persona trovandosi alla porta della chiesa e viene invitato giustamente dall'amore e dalla misericordia di Dio a partecipare della grazia, è chiaro che il sacerdote che benedice fino in ultimo quelli che sono quasi davanti al portone, rendono conto loro a Cristo di quello che compiono, no? Come si dice, in camera caritatis. Quindi in quel caso il sacerdote non può essere compromesso di quella benedizione. Se invece noi parliamo di benedizione alla coppia, che però ha uno status quo di quel tipo, che ha una sua natura, che dobbiamo dire con molta chiarezza, cari amici, perché anche il 23 io ho voluto ribadire, partendo dalla visione di San Giuseppe, tutta la realtà da cui Giuseppe viene, che è la storia della famiglia di Davide, quindi prima ancora dalla realtà di Abramo. Ecco, quindi l'Abramo inizia la sua esperienza con suo nipote Lot, eccetera. Allora, tornando, facendo un passo indietro, dobbiamo dire che Sodoma fa quella fine, cioè quella fine terribile, perché c'è una civiltà che si è radicata in questa, diciamo così, cittadina, proprio che da lì la parola sodomia, sodomitica, sodomiti, dove era in particolar modo vissuto l'uso di realtà dello stesso sesso, addirittura fino all'incesto e poi anche con animali. La realtà di Sodoma è chiara. Quindi nel momento in cui noi leggiamo un documento e porta la firma di Papa Francesco, è chiaro che lascia sgomenti e devo dire, a me personalmente fa molta tristezza. Perché io non lo so se quello
la realtà e l'orizzonte di Papa Francesco, ma certamente quando lo si dice e lo si specifica dicendo che il suo orizzonte pastorale, cogliendo tutte le possibilità del buono e della misericordia tutta, non posso non negare che crea e creerà sicuramente questo documento uno dei punti, dei vessilli fondanti, la persecuzione nella Chiesa. In primis perché grave nella forma, oltre che nella sostanza, devo dire, perché al di là del concetto, che non è pure ideologia, perché se noi stessimo alla filosofia diremmo che tutto è relativo, eccetera, eccetera, quindi ciò che oggi è, domani non lo è, non lo sarà. Ma siccome noi, come credenti in Cristo, quello che crediamo e professiamo, oltre a dare di noi, delle nostre sofferenze personali, chi più quelli di Manduria possono dire che abbiamo sofferto tutta la vita un'emarginazione sociale, e non può non rimanere rattristato e profondamente umiliato da questa situazione, perché? Perché chiaramente un documento di questo tipo, con tutto l'amore e la possibilità, dà, come dire, un accesso non alla persona in quanto, torno a dire, contendenza di, cioè, quindi rimane implicito il fatto che la persona ha un suo problema e se la vede con Dio. No, qui entra il fatto del duo, del dualismo, anche nella visione in cui si parla della benedizione a persone non sposate. Fatto salvo, e bisogna dirlo, che ci sono persone che hanno subito l'incoerenza di un matrimonio che poi è fallito, ha fragato in tantissime situazioni. Allora dicono: allora noi cosa facciamo? Siamo sempre fuori dalla Chiesa. Però a questo punto, volere unire i due aspetti che sono assai diversi, perché nella prima parte in cui si parla di matrimoni, diciamo coppie non regolari, si parla di matrimoni magari contratti civilmente e non in chiesa, unirli alla sostanza delle cosiddette coppie gay è tutta un'altra sostanza. Quindi questo è un documento che, per quanto mi riguarda, anziché chiarire, confonde, e che entra in una forma di impossibilità di accoglienza, perché tradisce profondamente la radice dell'essenza della Sacra Scrittura, oltre che la parola di Dio, di Gesù Cristo, nel Vangelo stesso, quando Gesù ci dice che ci sono delle cose che non possono essere, come dire, chiamate tali. Non si può benedire quello che appare per suo fondamento specifico una costruzione non buona. Dio non può benedire il male, anche se noi siamo fautori di male, ma Dio benedice noi come persone, ma non può benedire le opere che le persone compiono, che nello specifico si specificano malamente, cioè non realizzando il piano di Dio, si contrappongono alla volontà di Dio. È semplice, non ci vuole una grande dottrina che spieghi questa realtà. Dunque, questo è un documento grave, gravissimo, che Papa Francesco speriamo possa giustificare oppure chiarire meglio, e speriamo che non sia portato tanto da Fernandez e da quei tipi che fanno i loro libretti, i libricini dove cercano di spiegare a tutti i costi le loro tendenze arcobaleno, qui magari tirare il Papa per una certa giacchetta. Quello che però fa specie è che comunque il Papa non abbia sottoposto questo documento a quelli che sono i principi della Chiesa. Allora, non vogliamo entrare nello specifico, non lo dobbiamo fare, perché io non sono né una teologa né posso giudicare il Papa nella fattispecie della situazione, e non lo voglio fare, ma da semplice cristiana non posso non dichiarare che ciò porta non tanto sconcerto, perché quello lo è di già e di suo, quanto grande, grande delusione.
e se non altro nella prospettiva della salvezza della Chiesa, non si capisce che tutto questo sta esponendo maggiormente la Chiesa stessa, i sacerdoti, a quello che oggi vorremmo e dichiariamo una persecuzione aperta e chiara. Domani nessun sacerdote potrà dire la Chiesa mi dice, quindi io faccio questo. Ogni sacerdote è stata lasciata la possibilità di benedire o non benedire. Questo vuol dire che domani, se troveremo gente, sacerdoti o vescovi che diranno di no, li potremmo vedere accoltellati, fucilati, traditi, oppure addirittura quasi richiamati dalla stessa Roma se non mettono in atto una roba del genere. Allora, cari amici, potete capire, possiamo capire che il Papa può benedire, tutti possiamo benedire, lo dobbiamo fare come cristiani, ma non il peccato in quanto tale, né lo status quo del peccato che è la convivenza omosessuale. Ed è la convivenza anche tra persone che non hanno garantito la loro forma spirituale nel sacramento, cioè non l'hanno costruita sopra. Chiaramente in mezzo ci sono tutti i problemi delle persone. Se avessi un figlio che è omosessuale, chiaramente io non posso non benedire mio figlio, ma nel momento in cui mio figlio inizia un certo cammino, una certa scelta che va oltre, chiamiamola così, la deformità del suo intendere la natura personale, è chiaro che lì io mi dissocerei, ma certamente non maledirei, però non posso benedire qualche cosa che è non intrinseco alla realizzazione del bene stesso. Detto questo, cari amici, cosa voglio dire? Che tutto questo ce lo siamo meritato. Inutile che oggi sembriamo che veniamo dalla montagna con la piena, perché quando lo stesso modo efferato con cui si è agito contro il Santissimo Sacramento e si è voluto iniziare, cominciando con tutte queste pratiche alternative che non erano la pratica sociale della Chiesa, cioè come attivarmi rispetto al culto eucaristico, tutta questa deformazione ci ha portato ad oggi a non riconoscere più quello che deve alla sostanza stessa dell'uomo. Ecco che della nostra religione ne abbiamo fatto pure ideologia. Quindi se domani dovesse capitare che se ci sentissimo dire che la formula della messa è cambiata, è chiaro che noi dobbiamo prendere delle ferme posizioni. Questo ve lo dico per amici anche a vantaggio di un fatto già accaduto. Anche Papa Francesco nel tempo passato ha detto delle cose che hanno lasciato molti cattolici con l'amaro in bocca quando ha parlato dei vaccini come forma di amore. Veniamo da quel cammino là. Allora, quello che oggi cosa deve fare il cristiano? Il cristiano non deve giudicare quello che il Papa fa. Certamente si può dissociare da quello che è l'idea del Papa. Qui non ha parlato di forma dottrinale. Allora, qui io non ho studiato la legge canonica, qualcosa di legge, ma pochissimo. Quello che mi fa dire è questo, che il suo orientamento pastorale entra nella cosiddetta morale, no? Entrando nella morale, nella sfera della morale, lo possiamo dire bene, caro Papa Francesco, tu l'hai firmato come capo della Chiesa e questo ci fa male. Se l'avessi tu, Papa Francesco, firmato come persona, semplice credente, forse sarebbe stato meglio, ma in quanto Papa avresti dovuto ragionarci un po' sopra, prendere il dovuto tempo e vedere effettivamente, io capisco che il Papa sicuramente l'avrà fatto e forse la colpa di questo documento è la causa di tutta una Chiesa, di una percentuale grossa che lui ha già contattato evidentemente e che gli avranno detto sì, siamo tutti d'accordo, perché immagino che il Santo Padre, e smettetela di dire quelli che fanno specie su questa storia, perché ancora lo chiami Santo Padre? Non lo chiamo santo perché è santo, in merito al discorso della meditazione di stasera. Lo chiamo Santo Padre perché nello specifico il Santo Padre, come chiamarlo per nome? Quindi rappresenta, come rappresenta il capo dello Stato, anche se non ci piace e potesse formulare leggi diverse da quelle, quello è il presidente, e per cui quando io ricevo un documento di identità porta il nome della presidenza, di cui il presidente
È il capo supremo di tutto quest'ordine. Quindi inutile appellarci ai nomi e nomignoli per creare ancora più confusione nella Chiesa. Però uno semplicemente da buon credente si dissocia. Chi non ha voluto nel tempo del vaccino non vaccinarsi perché lo ha ritenuto giusto e santo nel suo cuore, nella sua coscienza l'ha fatto. Questo non vuol dire che si è dovuto giudicare o si è voluto giudicare quelli che invece hanno scelto di farlo. Oggi, che chiaramente siamo entrati in una questione assai più grave, perché, come dire, coinvolge la realtà non solo però morale ed etica della Chiesa, ma sconfina anche nella dottrina, perché se noi rivoluzioniamo quello che è la cosa fondante della nostra Chiesa, capite che scardiniamo. E quindi il senso stesso del Natale, per cui Gesù viene per consolidare in sé, nella sua vita, la verità. Chiaro che se la verità non l'accogliamo, e la verità cosa pronuncia nella vita di Gesù? Che chi lo segue non consegue la verità, ma si incammina, cerca di entrare in questa verità. Allora, alla luce di questa verità, è chiaro e ci rendiamo conto che questo documento fa male alla Chiesa. Fa male perché ci espone, ci esporrà purtroppo quello che non è solo il cosiddetto mistero di iniquità con cui i musulmani ci guardano da tempo, chiamandoci infedeli. Parte il fatto che credo che siamo già messi alla gogna. Siamo nei ghigno dell'ironia di tanti altri, ma questo ci interessa poco. Quello che ci fa più male è che la cristianità tutta dovrebbe prenderne atto e, come dire, fare istanza al Santo Padre e dire: Santo Padre, noi non siamo d'accordo. Ma questo lo deve fare sì la cristianità tutta, ma in particolar modo io da molto tempo, io non sono nessuno, sono una poveretta, però dal mio piccolo, piccolo, piccolo luogo in cui Dio mi ha voluta rendere consapevole della sua altissima grazia, pur non essendone che se non una peccatrice come tutti gli altri, ho sempre cercato di dire che i principi della Chiesa devono essere loro a dover fare un, come dire, accurato appello, una, come dire, una reclamazione al loro principe che costituisce il foro di tutti i principi della Chiesa in quanto capo istituito da Cristo, e loro devono interpellare il Santo Padre. Quindi è necessario che adesso la Chiesa tutta, ma soprattutto quella Chiesa che non si fonda sull'integralismo, ma sulla tradizione, e non sull'ideologia, ma sulla parola di Dio, sulla dottrina bimillenaria della Chiesa, non si abbia a scandalizzare creando solo dissimulazioni letterarie oppure prendendo le distanze di qua e di là e lasciandole così, ma interpellando il Santo Padre per aiutare il Santo Padre, perché se il Santo Padre ascolta sempre solo la voce dei vescovi del Belgio, dei vescovi tedeschi, dei vescovi olandesi, io viaggio, abbiate pazienza, da 30 anni, da quando ho iniziato questa esperienza con la Madonna, e so cosa vuol dire ascoltare le voci di quelli che vengono e parlano e te lo dicono in tanti modi quello che gli piace, non gli piace, spesso anche dicendo che non gli piace la tua testimonianza. Bene, uno prende atto. È chiaro che se i cristiani, i vescovi della dottrina ferma, non si vanno avanti, cari amici, non potete scaricare sulla Chiesa piccola l'espressione della battaglia che dovete portare avanti voi. Se voi, che siete i principi della Chiesa, e non siete da atti ad essere sostituiti o sostituibili, allora prendendo coscienza di questo e vi armate di santa fede nella costituente di quello che è la parola di Dio, sappiate che il popolo di Dio vi seguirà. Se questo non accadrà, sappiate che il popolo di Dio farà comunque una sua esperienza
se non altro intima rispetto a quanto detto. Che cosa vuol dire quello che Deborah questa sera sta dicendo? Che noi non faremo delle guerre plateali come non l'abbiamo fatto quando ci hanno imposto di prendere la comunione nelle mani, che è una cosa terribile, bruttissima, fa capire a che livello, a che stato abbiamo ridotto Dio rispetto alla consapevolezza nostra della nostra umanità, questo illuminismo moderno. Quindi, davanti a questo inizio di deicidio, tutti siamo stati in silenzio. Da quel momento lì ad oggi, la Madonna ha interpellato attraverso Manduria le anime ad essere anime ostie. Noi daremo battaglia, la daremo, cari amici, e la daremo. Non tanto sempre con il silenzio, ma sicuramente con l'offerta di noi stessi, senza dover gridare necessariamente che per cambiare l'ordine di queste cose, di questi, come dire, documenti un po' strampalati, si debba per forza gridare o dire cambiate il Papa. No, cari amici, quel Papa che abbiamo ce lo siamo meritato. È l'immagine del desiderio della Chiesa di oggi, perché se il Papa giustamente oggi viene interpellato a torto a ragione rispetto ad alcune, come dire, realtà e viene stimolato sempre da quel punto di vista perché è una parte di chiesa importante che dice vogliamo che il Papa vada da quella parte lì e cammini verso. Quindi la colpa è vero, il Papa ne ha se firma documenti come questi. Speriamo che la Madonna lo illumini presto, lo illumini presto, e che non si faccia tirare dalle parti colorate di qua e di là. Detto ciò, però, cari amici, è l'espressione del sentire di tanti cattolici. Chi si è alzato? Chi ha alzato gli scudi rispetto al valore dell'eucaristia, della vita, vedi aborto, dell'eutanasia, eccetera, eccetera. Pochissimi. Sentinelle in piedi, sentinelle abbassate, con noi daremo battaglia, ma la daremo non gridando, non facendo grandi scalpori, perché questo è un dramma tremendo. Se non fosse che la tragedia si chiama Papa Francesco perché è il nostro Papa, non lo possiamo sostituire, cari amici. Adesso è così. Allora noi dobbiamo pregare la Madonna veramente che non sia, e che forse lo sarà l'inizio di queste tre battute di San Giuseppe nel corso di quest'anno. Lo vogliamo pregare questo nostro santo, siamo certi che uno di questi tre modi di battere di San Giuseppe, una particolarmente sarà la piaga della divisione all'interno della Chiesa. Lo sappiamo, ne parleremo chiaramente nel corso di tutto questo tempo, entro cui il 2024. Ecco, ci darà, ci accompagnerà, ci darà la possibilità di entrare nella realtà, di fare focolare con la Madonna. È per questo che la Madonna appella a ciascuno di noi, perché oggi nelle parrocchie non si può più parlare di cristianesimo vero. Se parli di Gesù Cristo, ti buttano fuori. Se parli della comunione, come si deve ricevere, di tutto il culto eucaristico, ti chiamano sfiduciato. Ti chiamano ossessionato. Se dici che vieni dall'apparizione di Manduria, ancora di più sei un eretico. Allora, cari amici, attenzione a usare queste parole impropriamente, quando oramai iniquità ed eresia campeggia nella nostra Chiesa dappertutto e la bandiera oramai, come si dice, nazionale, sembra oramai uno sport nazionale. Ora, cari amici, qual è l'invito che da Manduria vi viene questa sera? E spero che, ascoltando tutto questo, che il nostro levare gli scudi deve essere soprattutto rispetto alla santità che vogliamo accogliere. Se noi decidiamo di vivere santamente, possiamo offrirci a fronte di tutti questi peccati. Di contro, il nostro parlare non servirà molto. È vero che la parola di Dio ci invita a dire con molta chiarezza rispetto al Vangelo e la verità di Cristo tutta intera: sì, no, no, è chiaro, è evidente, non ci vuole una gran dottrina per capirlo, perché Cristo è morto per noi, per dirci quella cosa lì.
che per andare in cielo bisogna spaccare il nostro cuore sulla terra, spaccarlo in senso di donazione. Se questa donazione è perfetta perché abbiamo scelto la santità, allora, cari amici, vi dico che il messaggio di Manduria porterà grande frutto e accompagnandoci in queste ore tristissime entro cui la Chiesa sta entrando, faremo, come dire, con nostra madre un cammino un po' più spedito, un po' più tranquillo. Allora, cari amici, cosa dirvi? Io voglio pregare per tutti quelli che sono ammalati, anche io stasera non sto tanto bene, sono un po' di giorni in cui le mie sofferenze fisiche si fanno sentire ancora sempre più fortemente e voglio essere soprattutto in comunione con quelle creature che per tutta la vita magari si sono trovate in una vita a sbandare, a stare fuori anche dal contesto della Chiesa e della fede e vedete come anche la sofferenza ci riporta nei gangli della realtà, della verità di Cristo. Allora, cari amici, con tutti i bambini e voi sofferenti, con tutti i carcerati, tutti quelli che dal loro peccato, dalle loro forme di peccato, ecco, si sono riavuti, hanno capito che in un certo senso Sant'Agostino ci ricorda che talvolta se non entriamo in quel peccato e non ci sprofondiamo dentro, non riusciamo poi ad emergere veramente, come un po' San Luca ci racconta che un po' si può, come dire, la colpa quasi elevarla a beatitudine, beata colpa, no? Perché senza quella colpa, senza quel peccato, quella caduta che è la caduta di tutta l'umanità, non avremmo conosciuto Cristo. Quindi bisogna demonizzarlo veramente il peccato e allora speriamo e preghiamo che, essendo il Papa, il nostro Papa, ci faccia capire meglio perché non si può giustamente contraddire in termine quello che è la rivelazione tutta, secondo il principio dell'identità, della verità, della non contraddizione, cioè noi non possiamo dire che il bianco è grigio, non ci sono tonalità in questo, soprattutto quando la condizione peccato grazia e lo spartiacque dei nostri tempi. Carissimi amici, io vi ringrazio, che Dio vi benedica, spero che ci siano sempre più focolari di preghiera. Vi diremo nei prossimi Zoom quando ricomincerò a fare questo giro. Ecco, si tenga pronta il centro Italia dopo. Forse iniziamo anche il sud, un po' più a sud della Puglia, il centro Italia, perché la Vergine dell'Eucarestia, con la sua luce, la benedizione, il suo olio benedetto, verrà a visitare le vostre famiglie, verrà a visitare i vostri focolari di preghiera, centri di vera spiritualità futura, le vostre parrocchie, se lo vorrete, i vostri luoghi in cui siete madri e padri di comunità religiose. Cari amici, preghiamo tutti per il nostro Papa. Speriamo che la luce di Dio dall'Altissimo ci conduca sempre con una maggiore forza verso questa crisi dottrinale entro cui siamo entrati profondamente. Speriamo e crediamo che c'è una parte di Chiesa viva e vivace, ferma non nella tradizione ma nella dottrina. Certo, la dottrina è tradizione, ma la tradizione da sola rischia qualche volta di farci deviare. Se però fede, dottrina e tradizione hanno un dialogo di consecutio, allora certamente Dio intercetterà le nostre volontà. Allora tutti siamo appellati a offrire noi stessi in atto di riparazione a che i vescovi del mondo, se non ebbero a capire quanto fosse importante fare quella consacrazione alla Madonna ieri, quanto più oggi, capiscono che in una situazione così drammatica dobbiamo uscirne da questo impasse che comunque si chiama sinodo. Questo impasse che durerà ancora per parecchio tempo, sappiamo che ci accompagnerà quasi per tutto l'anno 24. Ecco, preghiamo la Madonna che in questo anno ci mostri l'evidenza della grazia di Dio. Siamo certi di accompagnare la guerra tutta, non solo fisica, umana, ma spirituale, in compagnia della Vergine Eucaristia. Quindi non
Abbandoniamo certamente le armi che Dio ci ha dato, anzi con l'aiuto di San Giuseppe quest'anno vogliamo maggiormente dedicarci alla forma della devozione più vera, cruda e nuda che San Giuseppe insegna e che insegna anche ai grandi dottori della Chiesa come Teresa d'Avila. Quindi siamo sicuri perché lo stesso San Giuseppe fa una grande promessa al popolo italiano soprattutto. Chi accoglierà l'immagine della mia sposa, cioè vale a dire come vergine dell'Eucarestia, queste famiglie saranno non solo benedette, ma riceveranno, dice, in quel tempo in cui dà la promessa, grandi lumi saranno posti in un gradino più alto della concezione più bassa che è la semplice fede. Allora, cari amici, vuol dire che sollevandoci iniziamo questo rapimento. Qualcuno dice degli eletti, ma gli eletti sono poi tutti, no? Quelli che vengono appellati dalla grazia di Dio. Quindi questa elezione a salire, andare più in alto, è già iniziata, cari amici. Ebbene che sì, è già iniziata con questa divisione tra capri e pecore. Sia lodato Gesù Cristo e con la nostra Madre Vergine Eucaristia ricordiamoci di ungerci tutti i giorni. Strahlende Hostie, dein Kind und